sai, la partita delle partite, la sfida delle sfide è sabato. Sì, diciamo che è arrivata la settimana più importante dell'anno. Abbiamo fatto tanta fatica per arrivare a questo punto, e quindi adesso abbiamo ancora 3 giorni per prepararci al meglio per fare una grande partita. Tu rientri dopo la squalifica, non hai preso parte neanche alla finale di Coppa Italia, ti sei riposato, nel senso avrai lavorato per tornare ovviamente sabato al top. Sì, diciamo che ho fatto un po' di vacanze in questi giorni, quindi cercherò di arrivare al meglio possibile per dare una mano ai ragazzi. Comunque in questi giorni, nelle ultime 2 partite, devo fare complimenti ai ragazzi perché sono stati bravissimi, e quindi adesso tutti insieme cercheremo di fare la partita più importante dell'anno. Come state mentalmente? Come vi state preparando? No, bene, dai, siamo comunque molto carichi, come è normale che sia, quindi dobbiamo ancora preparare delle cose in questi giorni per cercare di fare benissimo sabato. Ecco, vista la situazione in classifica, siete riusciti a ridurre da 10 a 2 punti di distacco, però insomma vincere sarebbe fondamentale per non dover poi dover guardare classifica avulsa, scontri diretti sì, ma anche magari il numero di differenza reti. Sì, ma sai, la partita più importante è questa di sabato, quindi come abbiamo fatto fino adesso, penseremo sempre una partita alla volta. È normale che per la classifica non si deciderà sabato, però sarà comunque un passo importante, quindi pensiamo solo a sabato, sappiamo che sarà una partita difficile e niente, però siamo comunque consapevoli della nostra forza e andremo là per fare un'altra grande partita. L'avresti detto un mese e mezzo fa che poteva essere una partita così decisiva? Ma sai, io tempo fa avevo detto che in queste partite dovevamo fare 30 punti, no? Alzare la media punti a 3, quindi a 3 a partita, no? Quindi io in fondo ci credevo, quindi come ho detto, abbiamo fatto grandi cose, però la partita più importante è quella di sabato, e che darà ancora più valore a quello che abbiamo fatto fino adesso. Io ho sempre creduto, è comunque da 3 anni che ci credo, che aspetto comunque questo momento, e quindi siamo carichi più che mai. Tifosi tra l'altro saranno numerosi, insomma c'è stato anche qualche problema con la prevendita e quant'altro, però insomma in 15 minuti tutti i posti a disposizione di padovani per il settore ospiti sono andati bruciati, c'è un grande entusiasmo intorno a voi. No, infatti a noi fa tantissimo piacere, ci sono stati sempre vicino, lo posso dire anche dall'anno scorso. E quindi a noi fa tanto piacere che ci saranno in tanti. Io la partita di Coppa Italia l'ho guardata da fuori, se non mi sbaglio eravamo in 170, 180, no? E già sembrava che giocavamo noi in casa, quindi possiamo immaginare quello che sarà sabato, no? Non vediamo l'ora che arrivi la partita, perché comunque sentiamo l'entusiasmo dei tifosi. Già dalla partita contro la Gianni Armini in settimana avevano già fatto un po' di casino, quindi non vediamo l'ora che arrivi sabato. Ronny, a parte l'anno scorso, nella tua carriera hai vissuto ancora situazioni del genere? Promozioni ne hai fatte, mi pare, o no? Sai, promozione ho fatto una a Empoli, però è stato un campionato un po' diverso, un po' più simile a quello dell'anno scorso, no? Comunque quell'anno l'Empoli era una squadra molto forte, siamo arrivati secondi dietro Palermo, quindi diciamo che come dinamica è stata diversa, no? Però quello che stiamo facendo quest'anno sono già successe altre volte, no? Quindi però sai, manca sempre la partita, quella di sabato è sempre la più importante, come sarà quella dopo, l'ultima, no? Quindi io comunque ho degli amici che sono già riusciti a fare una roba del genere, quindi non è impossibile. Noi fino adesso abbiamo fatto qualcosa di grande, che siamo convinti che diventerà una cosa grandissima.
E tu personalmente come la vivi? Cioè l'esperienza dell'anno scorso, cosa non bisogna fare rispetto all'anno scorso? Perché l'anno scorso eravate voi davanti e il Perugia vi ha ripreso, stavolta siete voi che inseguite su Tirol. C'è forse anche una situazione psicologica ben diversa, chi è dietro e vuole rimontare è molto più carico, no? Ma quello che posso dire, visto che ho vissuto l'anno scorso, è che adesso in questo momento il Padova non ha niente da perdere, quindi sicuramente la pressione che ce l'ha in questo momento sono loro. E quando sei davanti non è tanto facile gestire questa pressione. Abbiamo visto l'anno scorso com'è andata, quindi in questo momento posso dire che la pressione che ce l'ha in questo momento sono loro. L'ultima cosa per me, hai sollevato la coppa nonostante tu non avessi giocato a Bolzano, ti hanno chiamato e hai sollevato tu la coppa. Un capitano in una partita come questa deve metterci qualcosa di più oppure deve stare più tranquillo, più rilassato, più sereno? Io forse me la chiesto un po' più rilassato, perché se no, a parte gli scherzi, a me è fatto piacere, però comunque lì per alzare la coppa avevo chiamato anche Germano e Carlo, perché comunque sono stati anche Jelinic, che comunque sono i ragazzi che sono qua da più tempo come me e che comunque hanno un ruolo importante come tutti gli altri, però a me mi faceva piacere che anche loro alzassero la coppa, quindi a me mi ha fatto piacere perché comunque è la prima volta che l'ho fatto da capitano, quindi spero che ricapiti presto un'altra opportunità di alzare. Però sì, io come capitano farò come quello che ho sempre fatto, sempre cerco di dare il massimo, di aiutare la squadra, i miei compagni. Poi non lo so, magari sai, è da un po' di tempo che sto aspettando questo momento, spero che sia il giorno giusto anche per me, magari dare una mano alla squadra, perché sento comunque che abbiamo fatto tanto in questi anni, in quest'anno, in questi ultimi mesi, quindi sai, secondo me saremo premiati. Sintetizzando il discorso che stai facendo, Ronny, si può dire che è la partita più importante della tua carriera, se non la più importante, nelle prime tre? Sì, si può dire di sì, perché l'anno scorso comunque abbiamo giocato le partite importanti. Io purtroppo l'anno scorso la finale, le ultime 5 partite non ho giocato, quindi che comunque erano tutte importanti, erano. Però ho giocato i playoff, che comunque erano sempre partite da dentro fuori, e questa non è proprio l'ultima partita, perché comunque dopo ci sarà un'altra e non si sa, magari ci saranno anche altre, però se guardiamo adesso il presente, sì, sarà la partita più importante della mia carriera. Poi volevo chiederti una curiosità, se ti va di rispondere, extra la partita di sabato, perché in trasmissione il mister è andato di recente in una trasmissione sportiva locale, si è parlato di te, non so se tu l'abbia visto quelle trasmissioni, dove diceva, lo dico qui, ma ho già parlato anche col ragazzo, Ronaldo è un giocatore che per qualità potrebbe stare benissimo in Serie A, ma se non è in Serie A gli ho detto che alla fine dipende solo da lui, che tra virgolette è solo colpa sua. No, sì, diciamo che il mister quando è arrivato abbiamo parlato, io non, la trasmissione non l'avevo vista. Non ti era permesso di dire questo perché ha detto che ne ho parlato a 4-8 con ragazzi, quindi mi permetto di sì, dire. Sì, no, comunque il mister me l'ha detto questa cosa qua, poi sai, in una carriera di un giocatore dipende anche da tante cose, da scelte, da infortuni, e anche un po' della fortuna, quindi sì, in questo momento sono qua anche perché magari in passato sono state fatte scelte un po' così, è normale che tante colpe ho, anch'io ho tante colpe, però comunque sono orgoglioso di quello che ho fatto e se magari avessi giocato in Serie A in questo momento non ero qua, quindi spero che il futuro mi abbia riservato qualcosa di speciale. Grazie. Prima hai detto, non so se ho capito male, hai detto no, ho degli amici che hanno già fatto una rincorsa del genere, che sono arrivati a un risultato del genere partendo da dietro, ho capito male? No, sì, sì. Ecco, poi dimmi a chi ti riferivi, con chi. No, comunque dei conoscenti, no, che comunque mi ricordo che quell'anno che l'Alessandria era davanti, no? La Cremonese
ha fatto comunque un miracolo. E avevo anche degli amici che poi ho giocato anche insieme con Gonzales, che era l'Alessandria, poi abbiamo giocato insieme a Novara. Sì, anche Vannucchi c'era. E quindi meno, alla fine è un po' quello che abbiamo vissuto noi l'anno scorso, no? Perché comunque avevamo anche tanti punti di vantaggio. C'erano, però l'anno scorso non c'erano più squadre che potevano lottare per il primo posto, invece quest'anno diciamo che è un duello solo tra noi e su Tirol, quindi è un po' diverso. Però come ho detto prima, abbiamo fatto qualcosa di grande fino adesso che sono sicuro diventerà una cosa grandissima. Senti, due gironi, quattro squadre che vanno sopra gli 80 punti, questa è veramente una cosa da sottolineare, significativo. Voi, il Sutiro, il Modena e la Reggiana. No, ma sai, già l'anno scorso avevamo fatto tanti punti. Magari se a inizio anno avessero detto firmi per rifare 79 punti, io l'avrei detto subito di sì. Invece 79 punti li abbiamo già superati, quindi diciamo che secondo me possiamo entrare nella storia per tanti motivi, no? Perché anche dopo l'anno scorso non era scontato fare comunque, anche se siamo una squadra forte, non era scontato fare quello che stiamo facendo, i punti che stiamo facendo, e quindi veramente possiamo entrare nella storia per tanti motivi. Grazie.